Ciao a tutti, oggi sono qui con Davide. Davide è un ragazzo che ha un canale YouTube che si intitola Senza fissa dimora e questo titolo già ci dice, penso, moltissimo, forse quasi tutto di lui. Davide è un italiano che ha vissuto in diversi paesi europei negli anni e che adesso si è stabilito da un po' di anni in Francia, nel Pays Basque, vicino alla Spagna. Ha fatto molti diversi lavori e ora ha anche un'attività in proprio che poi vi spiegheremo durante questa intervista e oltre ovviamente a questo canale YouTube Senza fissa dimora, sul quale tratta vari temi, non solo quello dell'espatrio, ma anche temi più relativi alla geopolitica, ma anche proprio alla forse filosofia vita in generale, con un filo conduttore che è un po' quello della ricerca della libertà. Almeno questo è quello che io ho percepito conoscendo il tuo canale e che apprezzo e ti ringrazio per essere qui con me a rispondere alle mie domande. Grazie a te, Sara, fa molto piacere. Saluto tutti i tuoi video amatori. Li salutiamo. È vero che io parlo principalmente di Francia e quindi la tua storia di persona appunto senza fissa dimora, ma al momento in Francia mi è piaciuta molto e mi ha affascinata molto perché la trovo anche un po'. Tutte le storie forse sono alternative, ma la tua la trovo particolarmente alternativa forse. E volevo chiederti quindi semplicemente in quale parte della Francia ti trovi al momento e come sei approdato lì. Allora, io mi trovo nel Dipartimento 64, che per quelli che non sono francesi è il País Basco, Pirenei Atlantici, traducendolo alla lettera. E la parte dei Pirenei Atlantici, appunto, del País Basco, da 3 anni, questo è il quarto anno che sono qua. E niente, ci sono approdato negli anni come turista, prima. Io sono 13 anni che non vivo più in Italia, emigrato nel 2008, ho vissuto come tu un po' anticipato, io ho vissuto un po' in giro per, senza fissa dimora, un po' in giro per l'Europa e anche un po' oltre, nel senso geograficamente sono state le Canarie, che nonostante sia Spagna, di europeo non c'è niente, è Africa, proprio Africa. Però ho vissuto 2 anni lì, 9 anni in Svizzera, e questo è il quarto che vivo, un e mezzo alle Canarie, 9 in Svizzera, e questo è il quarto che vivo in Francia. E niente, ci sono finito appunto per turismo surfistico, se si può dire così, da molti anni, da prima di emigrare, venivo qua dall'Italia con il mio furgone a fare surf. E dopo forza di venirci, rivenirci, venirci, rivenirci, si è innamorata anche mia moglie del posto e ci siamo trasferiti qui con i propri 2 bambini appena piccolissimi, appena nato. Uno aveva 1 anno e l'altra aveva 2 anni e mezzo. Ho capito, ha un nome esatto il posto dove ti trovi, per curiosità? Proprio La piccola città si la chiama città. Bidart. Bidart. Ah, Bidart, ok. Sotto la cosa più nota al pubblico è Biarritz, qui, e Biarritz, sono certo. praticamente proprio sotto Biarritz, 2 chilometri da Biarritz, 3 chilometri. Che è stupenda, in realtà, come posso. Sì, è proprio una perla, una vera perla di qui, della costa atlantica. È molto molto rinomata anche per tutti i parigini. È la seconda Parigi. Viene molto presa come seconde case anche da una certa aristocrazia, perché comunque è molto caratteristica, barocca, è una città tutta particolare della regina, c'è cioè il palazzo della regina, quando la regina francese, che era franco-spagnola, si mise praticamente, si fece la sua casa, residenza estiva, proprio il più vicino possibile alla frontiera spagnola e col clima migliore della Francia. Questo era secondo lei, perché qui comunque c'è un microclima molto particolare, molto diverso, diciamo, dal clima che puoi trovare anche all'estremo sud, perché non è mai troppo caldo, né mai troppo freddo. Forse l'unica vera pecca è che piove molto, però per il resto temperature molto stabili dall'Oceano Atlantico, è un posto molto particolare. In più qui si parla basco, quindi bilingue, trilingue, perché alla fine sono a 10 minuti di autostrada, meno dalla frontiera, quindi sono proprio trilingue, un posto molto particolare, non noto a tutti, diciamo. Quindi hai trovato un po' il tuo paradiso lì, forse, sia climatico che di vita, anche per il surf, no? Perché lì, cioè, sei
perfetto, no? Per la tua attività Sì, surfistica. qui è la chiamano la California d'Europa, è il posto probabilmente più rinomato dove è sbocciato il surf in Europa già dagli anni 60, è proprio il posto più classico che c'è in Europa, più conosciuto per il surf, anche per tutta la filosofia che c'è attorno, cioè anche economicamente, non so, Rip Curl, Quicksilver. Tutte le più grandi marche del mondo sono qui, alle sedi del País Basco, qui proprio a un chilometro Proprio lì. da casa mia. Sì. Questo non lo sapevo, vedi, si scoprono sempre cose nuove. E, sì, sembra bellissimo sia come posto da vacanza che come posto dove vivere in realtà da come mi dici. Quindi capisco perché tu l'hai scelto alla fine con tua moglie. L'altra cosa che volevo chiederti, quindi, è nel tuo percorso hai fatto un sacco di lavori, sei stato in un sacco di paesi diversi. Se mi ricordo bene, hai lavorato soprattutto nell'ambito della ristorazione e poi hai deciso però di metterti a fare delle attività in proprio, forse anche più di una. E puoi parlarci un po' di tutto questo, cioè di quali lavori hai fatto e poi di come sei arrivato a crearti un'attività tua, come te la sei scelta e un po' in cosa consiste. Da quando diciamo, sono uscito dall'Italia, diciamo, lì ho avuto un po' lo stimolo vero e proprio di uscire un po' da, come si può dire, dalla routine di essere, di lavorare per gli altri. Ho comunque iniziato a cambiare prima molti lavori, ho fatto il bagnino, sono odontotecnico, quindi vengo da questa cosa qui. Dopo chiaramente avevo piccole altre specializzazioni che a volte si incrociavano anche con gli hobby, quindi perché nuotavo molto, vengo da questo sport qui, ho sempre fatto sport estremi, quindi ho lavorato anche in montagna con snowboard, robe varie. E dal di lì, praticamente, prima alle Canarie, sono uscito definitivamente da questa professione, ho fatto il bagnino, poi sono ritornato a fare l'odontotecnico, poi in Svizzera ho finalmente optato per la gastronomia, ho conosciuto, diciamo, la gastronomia come lavoro stagionale prima, che è un lavoro che sicuramente, e questo magari vale per tutti, permette di trovare lavoro, appunto, scusate la ripetizione, ovunque in maniera rapida. Il settore gastronomia, già dal momento che uno dice che sei italiano, cioè all'estero, fai molto presto a trovare come cuoco, aiuto cuoco, in funzione anche delle tue capacità. Anche solo pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, hai diciamo uno spettro molto ampio già dentro la ristorazione italiana, che è ovunque, in qualsiasi posto andrai nel mondo ci sarà una pizza, può essere in Thailandia, può essere in Indonesia, può essere in Europa, ovunque c'è una pizzeria, ovunque c'è un ristorante italiano, che dopo dentro non ci siano neanche un italiano, quello è molto probabile, però in generale un damario, una cosa così la trovi dappertutto e quindi questa per me mi ha un po' aperto la testa, nel senso ho visto che potevo cambiare posto, cambiare lavoro, cambiare città, nazione anche in maniera veloce senza dovermi preoccupare più di tanto di trovare un posto di lavoro. Ah, ottimo, mi ero dimenticata l'odontotecnico in tutto questo e l'avevo ascoltato il video dove parlavi del fatto che avevi questa formazione da odontotecnico, però poi in realtà all'estero hai fatto principalmente altro e la gastronomia per te è stata un po' tipo la tua scoperta nella vita all'estero, forse, no? Sì, senza dubbio, senza dubbio. L'ho scoperta in Svizzera in un ristorante italiano, sulle montagne proprio. Io sono appassionato di snowboard, ero alle Canarie, ho avuto questa proposta, mi sono buttato, diciamo, a pesce perché l'idea di stare in montagna a fare snowboard, approfittare e lavorare. E ho fatto tipo 3 stagioni lì, estate, inverno, con delle pause. E anche questo è un fattore che magari se uno è single, diciamo, se uno cerca delle opportunità di guadagno veloci, tra virgolette, nel senso chiaramente potenziale di quello che fai, però apre molte possibilità. Puoi lavorare, puoi farti le tue ore, puoi magari avere qualche ora libera per andare a fare sport e nello stesso tempo puoi cambiare. E quello, diciamo, la gastronomia mi ha un po' aperto lì un po' di mentalità, poi sono un po' cresciuto all'interno dei ristoranti,
diciamo anche abbastanza in fretta, un po' perché di famiglia venivo da queste tradizioni culinarie, quindi è stato abbastanza facile crescere, diciamo. E dopo dal di lì ho iniziato a lavorare prima in un ristorante proprio tutto svizzero, quindi anche la lingua alla fine ho imparata sul posto, diciamo. Sono cresciuto perché comunque era un ristorante molto più di alto livello, era uno stellato Michelin, quindi già avevo fatto un salto notevole, diciamo, da uno Beh. all'altro. Lì mi ha fatto una grande scuola a livello proprio di cucina. E poi dopo ho cambiato ancora posto, facendo delle pause perché comunque io volevo viaggiare molto. Sono sempre stato un po' uno, diciamo, non tanto facile da tenere per lungo tempo nello stesso posto. È senza fissa dimora, giusto? Quindi alla Sì, fine ti corrisponde questa cosa, sì. io ho girato moltissimo con furgone in giro per Europa, col cane, con mia moglie, per 3 mesi, 6 mesi, poi tornavo, lavoravo altri 6 mesi, 8 mesi, poi ritornavo un'altra pausa di 3-4 mesi. E questa cosa qui è andata avanti, diciamo, finché ho voluto, anche con i bimbi ho fatto la stessa cosa, quando sono nati i bimbi tutte le volte, congedi matrimoniali vari in giro per l'Europa. E questo mi ha permesso, diciamo, dopo, come tu hai detto, dal lato lavorativo, diciamo, ho avuto un po' un gradino in Svizzera nel provare a fare un'attività mia. In Svizzera provai a fare il cuoco, tenevo il cuoco come possibilità e poi provai a fare della pulizia di interni auto, che è stata una cosa, una parentesi che ha funzionato anche per un po' in maniera discreta, che mi ha permesso, diciamo, di sopravvivere con di auto di lusso facevo tipo pulizia di interni auto a domicilio, oppure lavoravo per una concessionaria che mi dava delle macchine particolari, un po' sporche in maniera particolare, diciamo così, e voilà, lì ho lavorato un po' così, e poi dopo alla fine sono emigrato, ho cambiato nazione, dopo sono ritornato nella gastronomia, diciamo, più classica. E dopo tipo una stagione, un anno che ho vissuto qui, ho pensato di prendere un food truck, di prendere un piccolo rimorchio, di adibirlo appunto a ristorazione rapida, tra virgolette, perché comunque faccio della gastronomia, non faccio della bistronomia, cioè non è, faccio veramente prodotti gastronomici, sono quasi un monoprodotto, faccio solo lasagne e pasta praticamente. Perché chiaramente dentro food truck lo spazio è quello che è, quindi Certo. Quindi tu faccio. cucini dentro nel food truck, cioè per capire meglio come Sì. funziona. Tu hai il food truck dove è come un ristorante itinerante, tipo. Tu Sì, cucini lì dentro e una servi. parte, diciamo, la parte delle lasagne e di certe paste che faccio, preparo prima, quella la vendo per venderla, diciamo, perché te la fai tu a casa, Certo. la riscaldi a casa, ma un'altra parte, che è la parte più importante, è proprio pasta fatta alla minute, faccio tutto lì sul posto, po poche ricette, diciamo, poche, un menù molto piccolo, con un caffè, un dolce, e 3 paste diverse, e questo è quello che faccio, diciamo, normalmente. E questa cosa la fai tipo tu giri, cambi di emplacement, non viene la parola italiana di posizione ogni giorno, oppure sei sempre più o meno nello stesso posto e la gente sa che tu sei lì e viene a Ho tipo comprare? dei giorni fissi alla settimana e lavoro molto sui mercati, Ok. sui mercati che mi danno appunto la possibilità di installarmi lì. Quindi ho dei mercati, adesso ho un mercato che è tutto l'anno, dei mercati stagionali, qualche mercato notturno che c'è solo d'estate, un camping che vado a fare ristorazione all'interno di un camping per una sera, settimana d'estate. E niente, così. Bello, comunque a me piace molto questa idea che hai avuto e che anche a prova di lockdown alla fine, perché lo puoi fare, Sì, giusto? è stata fortuna, non è stato Sì, niente di previsto, perché tu l'hai fortuna aperto prima, spacciata. cioè l'hai preso prima, Sì, giusto? Sì. ce l'avevo già da più di un anno, era già la mia seconda stagione. E niente, dopo è appunto arrivato il primo confinamento, e col primo confinamento io ho lavorato sempre, perché a
al primo confinamento non c'era nessun tipo di restrizione per quelli che facevano la ristorazione à emporter, quindi da portare via. Ho proprio fatto una pausa di 2 settimane perché non c'era nessuno neanche per la strada, cioè ero da solo. Certo. Sì, e nonostante fossi vicino a un supermarket, comunque diciamo, c'era veramente pochissima gente, però diciamo che tra tutte le cose che avrei potuto scegliere, ho avuto fortuna a scegliere questa tipologia qui perché veramente sono stato poco toccato, diciamo, a livello. Chiaramente non lavoro uguale perché c'è, diciamo, come si può dire, c'è la gente ha paura, quindi non c'è lo stesso cifra da fare, non è che lavori veramente come se fosse un periodo normale, questo Certo. no, ci sono molti alti e bassi, però diciamo che anche perché la Francia dove vivo io è proprio veramente poco, ha interessato veramente poco questa crisi, sia dal lato sanitario che economico, ha toccato veramente poco, in più qui ci sono molti fattori stagionali, quindi col fatto che d'inverno comunque una gran parte dei posti sono chiusi, diciamo non è cambiato poi tantissimo tra le chiusure per il lockdown e le chiusure per l'inverno. Ecco. Certo. Quindi sì, per te ha funzionato, tu dici un po' per fortuna, però è interessante comunque parlarne, sono contenta che facciamo questa intervista perché secondo me può dare delle idee anche a persone che magari si chiedono appunto come potrei crearmi un'attività all'estero, eccetera, e magari si pensa subito a cose molto più complesse, tipo mi apro un ristorante immenso, cioè non immenso, ma anche mi apro un ristorante basic, penso che non ci si improvvisa in niente, però insomma anche solo come investimento iniziale, eccetera, può essere più pesante. Invece quello che hai fatto tu mi sembra una bella idea sostenibile, sicuramente impegnativa, però è strabella l'idea del food truck. E tu in questa ricerca, diciamo, di una libertà e di voler essere in proprio, in questa attività ti senti in effetti più libero rispetto a quando lavoravi da dipendente? Estremamente più libero, estremamente più libero. Sarebbe veramente adesso per me difficile tornare indietro, per non dire impossibile, non dico impossibile perché di impossibile non c'è niente nella vita e non sappiamo cosa ci aspetta, uno può fare anche la scelta di, per qualsiasi ragione, può fare la scelta di tornare e lo potrei fare anche io domani, di ritornare come lavoratore dipendente, però diciamo a livello personale di adesso, di quello che posso valutare adesso, di quello che ero, di quello che sono, non c'è paragone, nel senso io adesso mi gestisco nella totalità. Chiaramente io sono anche una persona che diciamo non mi lascio prendere tanto dal lavoro perché ho 2 figli piccoli che mi cavano molta molta tempo, come tu sai bene, i bimbi Certo. cavano tempo, quindi in più mia moglie, anche lei è micro entrepreneur e quindi anche lei ha il mio stesso modo di gestire. Ha una piccola parte di salarié, di stipendiata, però diciamo una gran parte si gestisce da sole, quindi cerchiamo di incrociare nel più possibile i tempi per non dare quasi praticamente mai, posso dire mai, i bambini a far vedere, a guardare da qualcun altro, non sono mai affidati a nessun altro, tanto che il bambino più piccolo a 3 anni non è mai andato dalla crèche, non ha mai fatto Dalla niente. Nunu. Da nunu, niente di niente. Adesso è entrato a scuola per fortuna, adesso è entrato nella maternelle normale, però diciamo siamo riusciti a tenerci per noi i nostri figli, a goderceli diciamo così il massimo possibile, anche perché facevo questa attività qui che mi ha permesso d'inverno di lavorare veramente il minimo, di concentrare al massimo la rendibilità, la rendabilità del, non so più parlare italiano. Forse non so se è la rentabilità in francese, ma credo sia la redditività. Comunque, insomma, di concentrare lì dove funzionava e per il resto del tempo stavi con i tuoi figli, insomma. Sì, proprio anche nella scelta dei posti dove andare, nella scelta mia personale di che cosa fare come prodotti, cioè mi sono veramente creato un po' un'attività su misura, diciamo su di me. Infatti è anche un modello che ho visto che funziona e paradossalmente, per esempio, adesso io ho molte con il sito che ho fatto e altre
col parlare, ho richieste di consulenze per fare ristoranti, ho dato già a due persone qua delle consulenze per riuscire appunto a fare come si può dire, un business su misura, no? Per te, proprio a crearti un business in base al tuo potenziale, in base a quello che te vuoi anche indietro dal business stesso, senza, diciamo, per dirla brutta, senza rovinarti la vita da un lato, perché uno dei problemi è anche quello, no? Quando hai un'attività tua, il problema a volte è proprio di non entrare troppo dentro l'attività, che poi perdi la vita reale di tutti i giorni, perché è una cosa che nella gastronomia succede veramente tanto, perché certo. Per chi ha i ristoranti, di solito anche le famiglie che hanno i ristoranti vivono dentro al ristorante, cioè si finisce con l'essere lì dentro 24 ore su 24, figli, moglie, tutti lì dentro come se fosse come l'unica ragione di vita o come in casa. E cioè, da questo lato qui io sono sempre stato un po' spaventato, diciamo, da questa, perché le ho viste proprio, i ristoranti dove ho lavorato io erano così, li ho vissuti in prima persona sulla mia pelle, e quindi è una cosa che io voglio tenere il più possibile lontano da me e dalla mia famiglia, cioè riuscire a dividere per quanto può essere possibile il lavoro dalla famiglia, quindi cercare di non far allargare troppo la sfera lavorativa, che va a invadere la sfera privata e si mischiano insieme. Cioè, è giusto che ogni tanto ci sia, per carità, come in tutti i lavori, come chiunque che lavori, che magari una volta si porta il bambino sul lavoro, ok, però che non diventi la routine, la normale vita, ecco. Assolutamente, poi è comunque forse quello che tu dici anche sulle consulenze che fai, infatti poi metteremo i tuoi contatti se qualcuno ti vuole contattare per questo genere di consulenza, ma è proprio il volersi costruire forse la vita che vuoi, cioè non è il dire ho quel lavoro lì, ho quell'attività lì e diventa la mia vita, cioè quella cosa lì uguale la mia vita, e in qualche modo te ne fai sopraffare, quindi magari anche dicendo sì, lascio un lavoro da dipendente per aprire un'attività, se poi quell'attività ti risucchia, alla fine il rischio è ritrovarsi nella stessa situazione da imprenditore anziché da dipendente. Quindi sì, quello, il ragionamento che fai tu, votato all'avere la vita che si vuole, secondo me è preziosissimo, e penso che in tanti si facciano queste domande, forse più o meno profondamente, in ogni caso io me le faccio, e bravissimo per essere riuscito a metterlo in pratica. E appunto tu hai parlato di micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, dicendo che sia tu che tua moglie in Francia avete questo statuto giuridico. Puoi spiegare un po' di più di che cosa si tratta, e quindi per te l'apertura di questa attività in formato micro-entrepreneur che cosa ha comportato? È stato facile, difficile, corto, lungo? Puoi spiegare com'è andata? Sì, guarda, volentieri. Io non ho fonti di paragoni all'estero, a parte una piccola parentesi in Svizzera, che è l'altra nazione dove io ho aperto una ditta, quindi in Italia non posso dirlo, non posso fare un paragone con l'Italia diretto, lo farà chi ascolta, che magari si fa un'idea lui su quello che io dico, ma io veramente non so, non saprei proprio cosa fare in Italia, quindi non posso paragonare. Chiuso la parentesi, quello che io posso dire è che qui io ho fatto un corso alla Chambre des Métiers, che sarebbe la Confartigianato, la Camera degli Artigiani, adesso non so come tradurla, dove c'era appunto l'obbligo di avere un corso per l'igiene, l'HACCP, che è un corso europeo, certo, che devi avere obbligatorio per aprire la ristorazione, diciamo, ed è finita lì. Praticamente non c'è stato niente di più al di là di questo. A livello burocratico è costato tutto relativamente poco, il corso mi è stato anche rimborsato nella quasi totalità dopo 3-4 mesi, e niente, è stato veramente tutto estremamente veloce, estremamente, qui è molto molto digitalizzato tutto, la dichiarazione che io faccio mensile, tutte le cose a livello di finanza, cioè di soldi, sono tutte digitalizzate, quindi ho un'applicazione che ho nell'iPad e faccio tutto con quello, banca che paga direttamente, accrediti vari
è tutto molto semplice perché io ho scelto chiaramente, sono microentrepreneur, diciamo a livello più basso, quindi ho un regime forfettario perché la mia cifra d'affari è bassa. Dopo chiaramente più si sale, poi dopo si vuole un contabile, come penso Certo, dappertutto. Adesso non so certo. l'equivalente in Italia, se la mia è una partita IVA o se è, non te lo so dire. Io qui ho scelto questo regime qui in base alle mie esigenze ed è stato tutto relativamente facile. Non posso dire che è stato caro, adesso non mi ricordo esattamente quanto, però si parla forse dell'ordine meno di 100 euro, credo, forse meno, forse 50 euro, adesso non mi ricordo perché è passato un po' di tempo, però cifre piccole, ecco, niente di eccezionale. La stessa cosa ha fatto mia moglie, però non per l'artigiano, lei è un prestatore di servizi, quindi è un'altra tipologia, però anche lei è molto, tutto il regime semplificato e a livello di tassazione chiaramente tutte abbiamo delle cifre molto basse, quindi non è che abbiamo bisogno di grandi cose. E niente, tutto abbastanza facile, dai, non posso lamentarmi della Francia, nonostante la burocrazia qui sia incredibile, cioè se venite in Francia dovete veramente, come si dice, mettervi nell'ordine di idee che la burocrazia è peggio dell'Italia, cioè, almeno per me, nel senso, non proprio per quello che riguarda le microimprese, proprio la burocrazia in generale, quando dovete andare veramente fisicamente in un ufficio a fare un foglio che avete bisogno magari di un'assistenza a livello per avere un aiuto, non so, della disoccupazione o per i bambini, per queste cose qua. Ci sono delle prassi lunghissime, uffici che sbagliano fogli, almeno io di qua in questa zona, forse non so se è perché sono No, lontano da Parigi no. che non funziona niente, però arriva tutto perché dopo arriva, pagano, ti coprono, ti aiutano, tutto, però ci mettono dei mesi e nel frattempo devi andare quelle 3-4 volte in vari uffici vari, tutte cose. Ma questo penso che tu, forse ne hai anche parlato tu stesso in qualche video. Sì, ogni tanto ne ho parlato. In generale, secondo me è una burocrazia complessa quella francese e non so neanche io dirti un paragone con quella italiana, nel senso che a me sembra che in Francia ti chiedano ancora più fogli che in Italia. Cioè, proporzionalmente qui c'è proprio un foglio in più, c'è sempre un rendezvous in più, cioè anche questi appuntamenti per tutto. Tu pensi, in Italia vai in banca, vai lì e chiedi, no? E qui... È vero. È tutto un appuntamento, tu, ah, mi fai tale rendezvous, e se no, non ce l'ho. E quindi sì, l'aspetto burocratico generale è forse più complesso, però a me sembra anche leggermente più efficace che in Italia. Anch'io non ho il paragone, specialmente sulla microimpresa, però anch'io l'ho aperta anch'io come prestataire de service, come traduttrice, e l'ho trovata molto agevole come cosa. Cioè, non mi sono trovata a esitare a dire, oddio, non si capisce niente, quasi quasi non lo faccio. Cosa che invece, io non so, a me piacerebbe se qualcuno che ci ascolta ci dicesse qual è l'equivalente di questo statuto microentrepreneur in Italia, se è la partita IVA, perché secondo me già una partita IVA è più complessa comunque rispetto a questa roba qua. Richiede comunque un commercialista e una serie di foglie, di cose burocratiche. Poi Sfogarsi. non lo so, non l'ho mai aperta in Italia, però esistono forse altri regimi, ritenuta da conto, eccetera, sarebbe da approfondire. In ogni caso a me in Francia è sembrata abbastanza fattibile, come dici tu, e molto, sì, per questo aspetto qua delle microimprese è tutto informatico, cioè alla fine è tutto digitalizzato. Questo è comodo. Si fa Sì, tutto io ho online. visto, sì, il lato digitalizzato della Francia un po' mi ha stupito, dico la verità. Per moltissime cose, cioè come appuntamenti appunto con il dottore, queste Sì, applicazioni che te ti mamma mia. iscrivi e puoi prendere l'appuntamento quando vuoi col dottore, basta che con un SMS è tutto fatto quasi troppo, direi, cioè quasi troppo. Non c'è più nessuno che fisicamente ti dà un appuntamento per farti una radiografia, chiami in centralino, devi mandare in digitale lo scanner della tua ricetta, ti mandano indietro, c'è cioè delle cose fantascientifiche.
Però funziona, devo dire che funziona, quindi non posso veramente dire nient'altro, nient'altro di più. Perfetto, e tu cosa consiglieresti, a parte appunto prepararsi alla burocrazia, a un italiano che vuole stabilirsi in Francia, magari facendo un percorso simile al tuo, quindi magari sì, sia lavorando nella ristorazione oppure volendosi creare un'attività, avresti dei consigli da dare? Genericamente, sicuramente la gastronomia favorisce, la gastronomia stagionale favorisce ancora di più. Partire dai ristoranti italiani, se non parli la lingua, direi che è obbligatorio, anche perché il francese comunque non è una lingua facile, che se ne dica, a volte ascolto gente, ah sì, ho studiato francese, sì, posso andare. No, non puoi andare, no, non hai studiato francese. Cautelo dalla testa proprio, mi dispiace, però devo scoraggiare quelli che partono con questa parte così, perché nel 99% dei casi, quando aprono bocca, non azzeccano niente, e quindi meglio state a casa, cioè no, state a casa, no, venite, però preparatevi che Certo. bisogna parlarlo il francese bene ed è Certo. difficile, E capirlo soprattutto. anche, capirlo, tante volte non si capisce niente, cioè se non lo sai, insomma. No, non è per niente fatto. Poi loro masticano le parole, tagliano, fanno di tutto, quindi ci sono regioni che è ancora più difficile. È un paese complesso la Francia, molto complesso, molto diverso da regione a regione. Quello che io posso dire in generale è se venite, preparatevi psicologicamente a un periodo lungo dove le cose non andranno bene come voi pensate, in generale. Cioè, sarà tutto difficile, trovare un appartamento è difficile, aprire un conto in banca è difficile, avere le assicurazioni sanitarie è difficile, trovare un lavoro è difficile. Se poi avete la strada già spianata, che avete già un lavoro che vi prende una multinazionale, tutte queste cose, allora non è il caso mio. Cioè, io non sto parlando di queste cose qua perché io non le ho mai avute e non so di cosa sto parlando. Però per le persone normali, diciamo, se proprio volete fare l'emigrato, di andare e cercare, parlate, cioè preparatevi che è dura la Francia, è un paese duro, però quando funziona, che le cose arrivano, sicuramente c'è un bel ritorno personale, di soddisfazione personale, di gente, perché c'è della bella gente, gli italiani sono amati, è un posto che culturalmente non è distante dall'Italia, per tante cose è più vicino di altri paesi che noi pensiamo più vicini. E invece non lo sono, tipo la Spagna, ad esempio. Per me, almeno a me personalmente, l'idea di venire in Francia non è da scartare. Se ce l'avete lì che volete farlo, dico, il mio consiglio è anche di, appunto, di partire ben armati, di essere preparati psicologicamente, anche di mettersi in gioco, che nella vita fa sempre bene. E partire con delle cose piccole, senza dubbio, non comprate un ristorante in un posto che non avete mai visto e mai conosciuto. Stessa cosa, non compratevi una casa in un posto che non avete mai visto e mai conosciuto. Non spendete i vostri soldi, valutate bene, ecco, valutate bene. Prendetevi un anno di tempo per guardare dove siete, cosa fate. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo, dell'esperienza. Adesso raccontare la mia storia così magari sembra tutto facile, ma non è stato per niente facile. Il piano A non ha mai funzionato, mai neanche una volta, e quindi sinceramente c'è da fare. Grazie mille per la sincerità e l'onestà, e hai ragione, ci sono tante difficoltà all'inizio che magari sottovalutiamo. È vero anche che tutte queste cose di cui hai parlato, trovare la casa, aprire il conto, l'assicurazione sanitaria, sono anche tutte connesse tra di loro, tipo in circolo vizioso, nel senso che se non hai una non hai l'altra, se non... però poi quando ne hai una, effettivamente si fa quell'effetto domino che finalmente... Una a caso, non so, conto in banca, cioè pescane una a caso e poi vedi che effettivamente riesci ad andare avanti anche sulle altre. Però sì, c'è da prepararsi anche secondo me all'inizio a fare un grande sforzo di adattamento a tutte queste cose perché si ricostruisce un po' la propria vita forse alla fine.
e quindi non è una vacanza, non è una cosa semplice e gradevole, ma ci sono tutte queste difficoltà. Ok, come ultima cosa volevo chiederti un po' del tuo canale YouTube ancora, che ha parecchio successo, lo so che tu dici è un micro canale, però per essere un micro canale ha successo, e dove tu affronti tanti temi, e come dicevo non solo l'espatrio, ma proprio un discorso in generale sulla libertà, secondo me, nelle sue varie declinazioni. Puoi parlarci un po' delle tue ultime tematiche, così poi mettiamo anche il link e la gente va a vedere se vuole. Volentieri. Beh, innanzitutto devo dire che prima di tutto ho, diciamo, debuttato come, diciamo, per piacere, è stata una cosa veramente per piacere, non è una cosa che io faccio con chissà quale interesse, chissà quale... come si può dire, non voglio dei riscontri, ho sempre in maniera molto libera comunicato quello che pensavo, come ho fatto anche con te adesso e come continuo a fare con i miei video, anche quando parlo di Svizzera, quando parlo di posti dove diciamo ho avuto delle esperienze lunghe. Magari potete vedere nel mio canale dei video che parlo di cose molto differenti tra di loro, ma è perché io sono molto differente, ho fatto tante cose diverse e di solito parlo di cose che mi riguardano, che comunque mi hanno riguardato anche per tempi molto lunghi, quindi diciamo è una cosa in cui, adesso non, magari è una parola di troppo, però so quello che dico, tra virgolette, nel senso che le materie che tratto sono, diciamo, un po' più ferrato, che non è tutto così a caso, a random, che pesco da internet quello che funziona e lo metto lì come video, perché magari vedete il mio canale, c'è un video che parla di case alle Canarie, un video che parla di Svizzera, di come si vive e si lavora in Svizzera, è perché io ho abitato alle Canarie e ho vissuto in Svizzera e quindi prendo le mie esperienze, diciamo, e le cerco di condividere, anche perché magari qualcuno possono servire, esattamente come fa Sara nel suo canale, che lei si occupa della Francia, perché comunica le sue esperienze dove lei è forte, i suoi punti forti, diciamo, quello che sono le nostre esperienze come emigrati, come espatriati, che sia per aprirti un conto in banca o qualsiasi altra cosa, perché l'abbiamo fatto noi prima e quindi possiamo tranquillamente parlarne a tutti e dire guardate, non è facile, guardate, ci vuole quello, 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 quello per ottenere questa cosa qua. E poi riguardo magari a certi temi come io li tratto nel canale, è la mia libertà, io sono appunto un po' senza fissa dimora, sono stato così e lo sono un po' anche adesso, nonostante vivo già qui da anni, però comunque diciamo io non sono uno che ho un po' perso il significato della parola casa, delle parole, sono cose che come molti italiani all'estero, come molte persone all'estero, non solo italiani in generale, si ha un approccio diverso con certe tematiche che magari per un'altra persona che non è mai uscita dal proprio paese, non ha mai cambiato lavoro, non ha mai fatto, cioè ha avuto una vita diciamo più regolare, più normale, o come si diceva una volta, aveva la testa a posto. Io non ho mai avuto una grande testa a posto. E quindi in generale tratto argomenti appunto da uno che non ha la testa a posto, un po' vista anche in maniere anche un po' difficili, nel senso che comunque mi sono trovato per mie esigenze personali a parlare quattro lingue, no? Avere anche nella stessa famiglia una persona che ha un'altra cultura, quindi diciamo la mia prospettiva di come io vedo il mondo, le notizie, che sia la notizia di attualità o che sia anche una cosa più importante, un diploma, una cosa, io la vedo diciamo in una prospettiva differente, no? Ormai il mio sguardo è un po' rimbalza un po' Svizzera, Canarie, Francia, francese, un po' come quando penso a certe parole che si rimbalzano i significati sinonimi nella mia testa e posso dire ah, in Spagna lo chiamano così, in Francia l'hanno chiamato così, in Italia lo chiamavo così, in Germania lo chiamano così, in Svizzera lo chiamano così, e alla fine il risultato è tutto questo rimbalzamento di significati. E quindi è un po' così, il mio canale è un po' lo specchio di questa mia un po' follia.
Bellissimo, quindi metteremo tutti i link e i tuoi contatti per chi ti vuole contattare. Ti ringrazio tantissimo e spero che abbiamo trattato più o meno tutte le cose che erano più interessanti, anche se sicuramente ci sarebbe da parlare anche di più perché la tua storia è veramente piena, ricca. E grazie mille, Ma Davide. niente, grazie a te, figurati. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, un piacere.